Un colpo fulmineo durato davvero pochi minuti, grazie a un piano messo a punto fin nei minimi dettagli, quello del comando composto da almeno 15-20 elementi che ieri sera ha assaltato il caveau dei Livri, come vedete alle mie spalle, qui nell'area commerciale di San Giovanni Teatino. Dicevamo un'azione fulminea, soprattutto caratterizzata dall'isolamento dell'intera area con dei mezzi messi di traverso nei punti di accesso di tutta l'area, in particolare su Via Po all'incrocio con Via Chiacchieretta con un primo camion messo di traverso dove però i malviventi non sono riusciti ad incendiare, invece l'altro camion messo di traverso nella zona più a nord di Via Po all'altezza della Comet, un auto articolato dato completamente alle fiamme che ha bloccato la strada, ma altri mezzi nella Tiburtina e anche sull'asse attrezzato per isolare completamente l'area, mentre qui dove siamo i malviventi servendosi di una ruspa hanno sventrato, come vedete alle mie spalle, il muro del caveau del Livri Securitalia e hanno prelevato il bottino. Anche qui non ci sono cifre certe, ma si parla di appunto di una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro. Si parla anche di uno scontro a fuoco con i carabinieri giunti sul posto, ma non ci sono conferme da questo punto di vista. Come sono fuggiti i malviventi? Qui c'è un'altra parete sfondata e qui sulla nostra sinistra c'è una via di fuga e probabilmente i malviventi sono scappati da questo punto, trovando poi ovviamente dei complici ad attenderli a bordo di un'automobile e sono fuggiti. Adesso da capire in che direzione. Si è parlato anche di un altro mezzo di traverso nei pressi dell'asse attrezzato zona Montesilvano, quindi non è escluso che i malviventi siano fuggiti in direzione nord. Le indagini sono in corso. Quello che si sa è che al momento della rapina erano presenti circa una quindicina di dipendenti. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per loro, soltanto qualche malore, ma nulla di più. Ho qui vicino a me il presidente del Livri, Jimmy Croce, solo per fargli dire due cose su quanto sono stati bravi i dipendenti del Livri che ieri sera si sono visti arrivare questi criminali. È stato atroce, cioè a dir poco atroce, un comando spietato, non ha avuto cura di nulla, ha messo a repentaglio la vita dei nostri dipendenti. Noi siamo schifati per quello che è accaduto, confidiamo appieno, io e il dottor Nitti qui presente, confidiamo appieno verso le forze dell'ordine, siamo sicuri che faranno un ottimo lavoro, daremo il massimo supporto affinché le indagini possano avere il giusto epilogo. Si parlava di punti d'accesso bloccati dai malviventi per isolare l'intera area. Questo è uno di quelli e qui ci troviamo ancora su Via Po, però un po' più a nord tra Ferrante e la Comet. Vedete ancora sulla strada le tracce del mezzo dato alle fiamme. Qualche particolare in più sul comando, quel poco che siamo riusciti a sapere dagli inquirenti che al momento mantengono, lo abbiamo detto, il più stretto riservo è che certamente è un comando ben specializzato, certamente non della zona proveniente probabilmente dal Foggiano, dove ci sono diverse organizzazioni criminali specializzate in questo tipo di rapine, ma non è escluso che abbiano anche potuto contare su basisti della zona e anche su questo si sta indagando.